Bentornati a un nuovo appuntamento con i miei carissimi milanesi. Questa volta, in questa puntata, quest'oggi parliamo come sempre con un milanese che per realtà non è nato a Milano, dopo lo scopriamo questa cosa, però ha fatto tanto per la politica regionale, milanese e nazionale anche. È un politico, credo che non si vergogni a dirlo, perché insomma ultimamente alcuni un po' se ne vergognano, ma credo che lui non se ne vergogni e forse fa anche bene a non vergognarsi. Con noi questa sera Roberto Biscardini, sigla. Roberto Biscardini con noi qui ai miei carissimi milanesi. Buonasera Biscardini. Buonasera a voi. Allora, sono contento di averla qui perché mentre preparavo questa puntata insieme alla redazione ci siamo resi conto che lei è un po' come l'ultimo dei Moicani, l'ultimo dei socialisti. No, va bene come definizione? L'ultimo no. Assolutamente no, io credo che i socialisti sono nella società, non ci sono più quelli, forse non ce ne sono più tanti, diciamo, nel vecchio Partito Socialista, che pur esiste, anch'io non sono più iscritto a quel partito, però chi è stato socialista tendenzialmente rimane socialista, non cambia, perché è un problema di testa, è un problema culturale, non è un problema di tessera. Però lo chiama problema. È un problema perché il socialismo non c'è più in Italia, c'è nella gente, c'è nell'aspirazione delle persone, secondo me si manifesta in altro modo, non c'è più un partito, ma per esempio c'è un mondo cattolico che secondo me è fondamentalmente quasi tutto socialista. Cioè, mi stai dicendo che i veri socialisti sono i cattolici adesso? È nella solidarietà, è nel volontariato, per esempio, il socialismo. È dalla parte di coloro che credono nella giustizia sociale, che credono in una società più giusta, in una città più equilibrata, con meno divergenze, più uguale. Quindi nel 2023 ha ancora senso professarsi socialista? Ne ha più senso. Ha più senso. Avrebbe più senso. Perché se noi lo parametriamo a 50 anni fa, anni 80, anni 70, forse lì eravamo più uguali, c'era meno differenza fra poveri e ricchi, per esempio. Erano tutti poveri. Dire, no. Erano tutti meno poveri e meno ricchi, c'era più classe media. Ok, il famoso ceto medio che oggi non c'è più, oggi è spazzato via dalle differenze di ricchezza, dalle differenze sociali. E quindi nel 2023 io credo che nel mondo, non solo in Italia, il tema del socialismo sia molto presente, sia un'esigenza, sia quello che io dico è una necessità, sarebbe una necessità. Come si fa a... Però in Italia, questa domanda devo fargliela, la faccio subito all'inizio così ci arriviamo dalle scatole, no? A pensare a socialismo e non pensare a Mani Pulite. Come si fa? Beh, intanto le giovani generazioni hanno questa cosa delle Mani Pulite molto alle spalle, sono nati dopo. Quindi, la vostra salvezza? La vostra salvezza, Biscardini? No, non è la nostra salvezza. Però il socialismo non è solo Mani Pulite, e anzi non lo è stato. Peraltro Mani Pulite noi lo identifichiamo perché c'è stata una certa propaganda, perché c'era la figura così preponderante di Bettino Craxi, come dire, ma non dimentichiamo che Mani Pulite ha spazzato via tutti i partiti della Prima Repubblica, non solo il Partito Socialista. Per certi versi ha spazzato via anche l'unico partito che in qualche modo si era tenuto fuori da questa vicenda, che era il Partito Comunista. Il Partito Comunista è crollato per altre ragioni, è crollato perché è finito il comunismo, diciamo, come dico io. Proprio finito, finito, non se ne può più parlare. Ah, cioè. Non se ne può più parlare? Dice. No, nessuno che oggi ha il coraggio. Oggi possiamo porci il problema se esiste ancora il bisogno di socialismo, ma se uno dice c'è bisogno di comunismo si spaventa, come dire. Allora aveva ragione il Cavaliere quando diceva che vedeva comunisti dappertutto e doveva spazzarli via. Ma no, ma quello era una fobia del Cavaliere. Una fobia? Una fobia del Cavaliere. Cioè il comunismo non c'era più, ma non c'era più neanche prima sostanzialmente. Ah. Cioè, nel senso... C'è mai stato qua? No, c'è stato il comunismo dell'Unione Sovietica, c'è stato il comunismo dei paesi reali, c'è stato il comunismo in Italia, ma anche in Italia io che ho conosciuto tanti comunisti nella mia vita politica, devo dire che erano comunisti perché avevano quel riferimento all'Unione Sovietica, ma poi in Italia erano sostanzialmente delle brave persone. Cioè, nel senso che... Non ma, no? Diceva anche Gaber, qualcuno era comunista perché, no? Diceva Gaber, poi c'era una lunga lista, sì. Ma qui c'erano anche le brave persone, effettivamente, sì, sì, sì. Mi ricordo bene. Sì, sì.
giustamente dice Mani Pulite non era solo il socialismo, non era solo il Partito Socialista, era tanta Prima Repubblica praticamente, appunto. Come ha fatto a passare indenne da Mani Pulite, se c'è passato indenne, nel senso, se... No, io sono passato indenne. Non dico giuridicamente parlando, è proprio come uomo e come politico. No, io dico sono passato indenne giuridicamente parlando. E già quello è un buon record. E questo va benissimo. Non sono passato indenne come persona, perché tutti siamo stati segnati da Mani Pulite. Cioè, se io penso che sono passati 30 anni da quel maledetto 1992-93, sono passati 30 anni, io in qualche modo mi sento di aver perso 30 anni della mia vita, perché la mia vita allora era in una fase crescente, pensavo che si potessero fare molte cose, avevamo molti progetti, tutti questi progetti per esempio si sono interrotti perché la maledizione di Mani Pulite ha ritenuto che tutti coloro che avevano progetti, belli o buoni che fossero, i miei li ritenevo buoni, si dovevano interrompere perché erano marchiati da quel periodo storico, e quindi la società ha perso un sacco di occasioni. Ecco, già risposto alla mia prossima domanda, io volevo appunto capire questo, che cosa non abbiamo capito di Mani Pulite, forse me la stava dicendo adesso, forse. Sì, no, l'opinione pubblica ha buttato via il bambino con l'acqua sporca, come si diceva una volta, no? E quindi ha creduto che con Mani Pulite si sarebbe ripulito il paese, che la politica sarebbe cambiata, e quindi cosa è stato Mani Pulite? È stata l'abolizione dei partiti, e questo è stato un danno che paghiamo anche oggi, perché oggi c'è poca democrazia. Ci sono i movimenti adesso. Pochi anche loro, ecco. Cioè, da un certo punto ci sono le manifestazioni ma non i movimenti. Chiaro. C'è poca partecipazione popolare. Parlavo adesso con un amico che ha un ragazzo di 15-16 anni, questi ragazzi sono disorientati perché non sanno qual è il loro futuro. Lei aveva praticamente, credo, la stessa età quando ha iniziato ad avvicinarsi alla politica. Quanti anni aveva quando ha iniziato ad avvicinarsi alla politica la prima volta? Io sono iniziato giovanissimo, ecco, a 15 anni. Perché lei sì e un quindicenne di oggi no? Beh, ma perché noi avevamo l'ambizione di cambiare il mondo e avevamo la speranza di poterlo fare. Ma è vero, non è una favola che ci raccontate noi venuti no, dopo? No, un po' ce l'avevano insegnato i nostri padri, che uscivano dalla guerra e quindi avevano questa convinzione che gli anni 50 e 60 fossero gli anni in cui l'Italia era cresciuta molto, c'era stato il boom economico, il lavoro non solo nobilitava le persone ma serviva complessivamente al miglioramento della società, quindi già eravamo dentro in un filone secondo me positivo. Cioè, tutto sommato positivo. Poi arriva il periodo degli anni 60-70, cioè i grandi movimenti studenteschi, e pensavamo di avere... Lei l'ha preso in pieno, no? Lei è nato nel 47, giusto? L'ho fatto in pieno. Quindi l'ha preso proprio in pieno, anche se non voleva doveva essere lì, diciamo, no? Beh, ero al liceo. L'ha voluto. Ero al liceo, mi sono divertito molto, ci ho creduto e ci credo ancora oggi, non rinnego niente. Ha detto una cosa interessante, si è divertito molto, non è che forse adesso non ci si diverte più a far politica? Ma non c'è dubbio, sono tristi i ragazzi di oggi, non so se io ho questa sensazione. Cioè, sono tristi in quanto ragazzi di oggi o sono tristi per quello che gli succede? No, sono nel senso che si divertono, bevono la birra, mangiano la pizza, faranno le loro cose, si divertono con le ragazze, per carità. Però le ragazze le trova al partito una volta, adesso non le trova più le ragazze al partito. No, ma la differenza dell'esistenza, ritorniamo al tema del partito. Il partito era il luogo in cui intanto discutevi. C'era libertà di discussione, litigavi, ma quando uscivi dalla sezione dicevi anche se avevi litigato con questo pistola ci vediamo domani, okay. Oggi invece con internet e con le chat, quando litighi e basta, tendenzialmente la parola basta è carta canta, non c'è no, senso. Dice basta, canta. Con te ho rotto, sei un cretino, basta, è finita lì. Quindi sì, questa sindrome è una sindrome che però ha preso tutti quanti, non solo i giovani, è la responsabilità micidiale di questo strumento, okay. di questo cosino che abbiamo in mano tutto il giorno. Cioè, quindi la forza del partito era la formazione delle coscienze, naturalmente ognuno aveva il suo modo di pensare, però
lì ero una palestra di grande formazione politica. Io potrei dire chi erano i miei maestri, ma io per esempio lo dico sempre, nel 1970 tra il tempo del referendum sul divorzio iniziai a attaccare i manifesti sui tabelloni elettorali. Siete cantati per il suo o per il no voi? No, naturalmente votammo a favore del referendum. Okay. A favore del divorzio. Sì, 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 sì. Quindi conto il no. No, si reclamava sempre famosa, se voti no vuol dire sì, se sì, voti no. Però io dico, per esempio, uno mio maestro, che non era un maestro di pensiero, non era un maestro culturalmente forte, nella mia vita ce ne sono stati tanti, questo era un compagno che aveva allora 70 anni, 80 anni, adesso naturalmente non c'è più, e che mi insegnava come si devono attaccare i manifesti partendo dalla colla agli angoli in alto, perché se piove, se tu metti bene la colla ai manifesti, quel manifesto non crolla più. Ecco, secondo me questo, ma chi è che dice ai ragazzi, no? Dedicati a una cosa del genere, figurati, dico, cosa me ne frega, cioè non è una cosa che mi riguarda, cioè non c'è più questa passione. Io credo che il dramma del passaggio dalla prima alla seconda repubblica è stato lo scioglimento dei partiti, primo punto, poi la personalizzazione della politica. Sono arrivati Berlusconi, sono arrivati Prodi, poi Renzi, poi c'era la Meloni. Nenni, Berlinguer, cioè c'erano. Però no? Loro erano grandi personalità, ma erano uomini di partito, cioè non erano soli al comando, okay. Non c'era un solo comando. Io sono stato per tutta la mia vita. Sei ore di discorso di Berlinguer a Fiume. Di Moro, soprattutto. Di Moro che faceva le discorsi. E però ore, si vede bene nei film recenti dedicati a Moro quanto dibattito ci fosse anche all'interno della Democrazia Cristiana. E io per esempio, che per anni sono stato un lombardiano, cioè uno che era della sinistra interna al partito, avevo un rapporto conflittuale ma anche di rispetto con Bettino Craxi, però conflittuale, però potevo esercitare questa contestazione anche all'interno del partito. C'era molta democrazia nei partiti, non è vero che i partiti erano dei luoghi in cui non c'era democrazia. Ha fatto politica praticamente da quanto mi ha capito, da quando è nato. Io ho fatto politica iniziando a contestare al liceo artistico, io ho fatto il liceo artistico a Brera, a contestare il fatto che non c'erano gli sgabelli. Ecco. E ho fatto, credo, il primo sciopero e la prima occupazione del liceo artistico di Milano nel 1964. Eravamo in quattro e ci hanno espulsi tutti, ecco. E per tutto l'anno. Ottimo abbiamo dovuto fare gli esami di ammissione a giugno come privatisti, perché ci hanno espulso l'anno. Definitivamente. Fa sorridere che poi ha fatto la politica, dicono che i politici sono attaccati alla poltrona, già all'epoca volevo lo sgabello. Sì, comunque interessante questa cosa. Sì. Parlando di politica, il più grande successo politico di Roberto Viscardini. Dai, si faccia un po'. È difficile. Come dicono i giovani, flexi un po', dicono così i giovani. Flexi adesso, un po', sì, flexi lo so, sono miei, cosa voglio dire. Il più grande successo politico è avere tentato, fatto, comunque ancora, pensato che si può migliorare questa città, Milano e la Lombardia. Io mi sono dedicato soprattutto anche della politica nazionale, ma sempre a Milano e la Lombardia. Cioè un grande amore per il territorio, un grande amore per le possibili trasformazioni migliorative di questo territorio, i grandi interventi infrastrutturali. Forse, se vado agli aspetti amministrativi, forse il più grande successo è aver avviato il percorso, che non è ancora concluso, di un grande sistema ferroviario regionale. Sì, integrato. Ahimè non è concluso, non si vede che non è. Integrato, io lo chiamavo integrato dal punto di vista tariffario, cioè prendi un biglietto a Milano e giri tutta Lombardia con lo stesso strumento di viaggio. Integrato perché allora, questo è stato in parte integrato, le ferrovie dello Stato era una cosa diversa dalle ferrovie Nord Milano, adesso grosso modo la rete è unica, integrato dal punto di vista del mezzi su gomma, mezzi su ferro, metropolitane, ferrovie eccetera. Ecco, questo grande sistema integrato è un grande progetto ancora da realizzare, ma in parte si è fatto. Ma credo che anche qui mi ha forse anticipato la prossima domanda, perché il più grande rimpianto politico?
le cose non fatte, le cose che non siamo riusciti a fare. Un mio grande amico, che è stato un grande socialista, c'è ancora 96 anni, ogni tanto ci sentiamo, ed è Rino Formica, ecco, grande amico, ci sentiamo ogni tanto, lui lucidissimo, mi dice che quando i politici incominciano a scrivere i libri, quindi bisogna buttarli via tendenzialmente tutti i libri che vediamo fare dai politici, sono tendenzialmente sempre dei testamenti fallimentari. Cioè quando un politico scrive vuol dire che non ha più niente da fare. Renzi ci ha fatto una carriera. Matteo Renzi ha fatto una carriera sui suoi libri fin dall'inizio. Ma vuol dire che non ha più niente da fare. Quindi è un messaggio abbastanza sottile, dire. Non poco sottile, anzi. Quindi questo è il suo grande rimpianto politico. Nella vita qual è il suo più grande rimpianto invece? Se ne ha? Non tanto, perché io poi mi sono dedicato sempre a studiare, a scrivere, a fare. Sono uno che va sempre in ufficio la mattina, torna a casa tardi alla sera, raccoglie libri, raccoglie documenti, insomma crede nella necessità di essere sempre abbastanza documentato. Questo è un lavoro, non è, perché bisogna seguire tutti i giorni. Leggere i giornali, per esempio, la tradizione che avevamo, oggi non si leggono più i giornali, si è convinti di essere informati ugualmente leggendo i titoli su i messaggi che arrivano da Google, non è così, non è così. Però è difficile dire a un ragazzo leggi questo articolo, leggi questo fondo. Una volta c'era la famosa seconda pagina, no? dei giornali, del Corriere della Sera, la pagina di cultura era la seconda, no? Adesso non c'è più. Devi andare a pagina 42 adesso, forse per trovare un po' di cultura adesso, ahimè. Ho paura. 42, forse la trovi a pagina 30 della Gazzetta, forse, ahimè, al momento. Quindi secondo me, ecco, ma come si fa? Il problema più interessante è come si fa a ricostruire un'idea pratica di socialismo. Ecco, questo è il tema. Io credo che bisogna fare quello che hanno fatto i socialisti quando sono nati nel 1890. Cioè partivano dai bisogni delle persone, partivano dalla concretezza. Oggi abbiamo sul tavolo tre questioni. Io lo dico, sono convinto che un partito socialista, poi io mi dedico anche a questo obiettivo, ho questo obiettivo. Beh, la pace. Siamo in un periodo di guerra, per esempio i socialisti su questo erano cresciuti, cioè non esiste un socialista che non sia tendenzialmente un pacifista, uno che rinnega la guerra, pensa addirittura al disarmo dei popoli, ha combattuto i due schieramenti occidente e comunismo dall'altra parte, e oggi invece viviamo in un mondo di guerra. E io sono per esempio preoccupatissimo della guerra, preoccupatissimo dei morti che ci sono da tutte le parti, ma sono preoccupato del fatto che noi in Occidente ci sguazziamo dentro questa guerra, cioè diventiamo tifosi, cioè siamo Milan-Inter, israeliano-palestinesi, ci preoccupiamo più di chi deve vincere piuttosto che dei morti che rimangono sul campo. Ecco, per esempio, questo è una questione tipicamente socialista, la questione delle guerre nel mondo, e non solo quell'ultima che abbiamo. Ecco, è un tema che vedremo sempre più spesso, e quindi la seconda cosa, la democrazia. Io sono convinto che viviamo in un periodo in cui la democrazia è sempre più a rischio, a parte io sempre contestato i sindaci eletti direttamente dal popolo, i presidenti delle regioni, figuriamoci adesso col premierato. È contrario alla legge sui sindaci? Sì, contrarissimo. Sono diventati dei piccoli potestà i sindaci dopo questa riforma. I consigli comunali tendono a contare niente, le giunte comunali sono dei consigli di amministrazione del sindaco, perché le sceglie il sindaco, gli assessori vengono scelti anche all'esterno a volte dagli eletti, quindi tendenzialmente la dialettica democratica dentro le istituzioni non esiste quasi più. C'è la stabilità, dicono, però. Ma non è vero, non c'è mai stata. Sì, nei sindaci tende a esserci stabilità,
perché la legge ha inventato quello che si chiama simul stabunt, simul cadent, cioè se cade il sindaco cade anche tutto il consiglio. Quindi siccome i consiglieri non vogliono suicidarsi, no, lo tengono su, ma tengono su con tensioni interne enormi, lo si vede anche a Milano. Infatti adesso volevo sentire la terza, perché poi volevo capire la stessa. La terza è il lavoro. Ok. La terza, quindi pace, democrazia e lavoro. Lavoro che è una questione delicata perché i giovani... Allora le chiedo le tre identiche situazioni, le tre capisaldi, le tre necessità che ci sono invece a Milano, secondo lei. Beh, intanto a Milano potrebbe essere pace, democrazia e lavoro, nel senso che la storia dei socialisti che hanno sempre governato questa città fin dal 1914, quindi prima del fascismo. Io mi ricordo appunto leggendo i libri, perché naturalmente non c'ero, ma insomma Caldara era un sindaco socialista che si preoccupava di curare coloro che ritornavano dal fronte della prima guerra mondiale, cioè aveva, infatti parlava di pace e pane. Quando parla di pace e pane, appunto, ecco, non forse dovremmo parlare di pace sociale in una città come Milano a questo punto? Non pace sociale nel senso... O non guerra tra i poveri, forse, se ancora peggio. Vabbè, questo è un tema grosso. Milano oggi è una città sempre più discriminante nei confronti delle popolazioni povere. Tant'è che si è rotto quello che si chiamava una volta una sorta di patto che c'era fra la città e la periferia, la città e addirittura l'Inter milanese. C'era molta più eguaglianza, per esempio, fra chi viveva a Milano e chi viveva fuori. Oggi c'è molta più distanza, tant'è che chi oggi non ha la casa a Milano non la compra più a Milano, va a comprarsela fuori. Ma se regno. Prima i livelli, come dire, del costo dell'abitazione erano più equilibrati. Si è rotto questo patto sociale del corso degli ultimi 10 anni. Quante Milano ha visto lei? Gli anni più belli sono gli anni 60, secondo me. Perché era giovane, per quello. Collego al periodo in cui erano più belli, però mi sembra che c'era anche una grande voglia di fare, no? Cioè il milanese che correva, il milanese che si dava da fare, il milanese che lavorava per tutti. Un po' anche forse eccessivamente, come dire, no? Il lavoro nobilita, il lavoro, no? Non solo ti rende ricchi, ma devi dare il tuo contributo alla società, questa roba che ti dicevano i genitori, poi ti rimane dentro. Poi ci sono stati gli anni bui del 78, del terrorismo, no? Gli anni di piombo, risolti con la politica socialista dei sindaci milanesi, bisogna ricordare in questo caso Carlo Tognoli che riuscì a portare fuori i cittadini dalle loro case, che avevano paura la sera ad uscire di casa perché c'era il terrorismo, no? Invece bisognava ricostruire una condizione di vivibilità e di socializzazione, diciamo, maggiore. Questo fu un impegno fortissimo fatto dai signori. Poi fu criticato la Milano da bere, ma la Milano da bere è stata la risposta anche a quella Milano che non era da bere ma era di piombo. C'è stato un rimbalzo certo, di quella. Esatto. Interessante. E poi sono stati gli anni di Tangentopoli, purtroppo, perché il 90 è Tangentopoli italiana, ma è soprattutto milanese. Tangentopoli milanese. E poi ci sono gli anni della Seconda Repubblica che stiamo ancora vivendo. Poi io dico che siccome non c'è mai limite al peggio, ci sarà, per rispondere al Presidente del Consiglio Meloni che vuole la Terza Repubblica, siccome non c'è mai limite al peggio, c'è il rischio che la Terza sia peggio della Seconda, ecco. e quindi peggio della Prima. A un certo punto lei, appunto, abbiamo parlato della sua militanza nel Partito Socialista, il Partito Socialista si dissolve in un certo senso, comunque lei lascia il Partito Socialista, entra anche nel PD a un certo punto. No, non sono mai entrato. Non è mai entrato nel PD? No, mai. Tutta la mia vita. Allora, mai 26 marzo 2013, da Milano Today, Palazzo Marino, il socialista, Biscardini vuole lasciare il PD. Rinnega la sua partenza. Volevo chiedere come mai è andato nel PD, nel senso non aveva trovato nessun altro?
No, è un'informazione imperfetta in questo senso, però va spiegata. Cioè io nel 2000... ha annunciato di voler lasciare il Partito Democratico, dice così l'articolo, e dice, parlava di un gruppo riformista con più consiglieri poi. Sì, no? Ma stiamo parlando del Consiglio Comunale. Ok, non stiamo parlando delle tessere. Perfetto. Nel senso che io nel 2011 sono stato eletto in quanto segretario del PSI nella lista del Partito Democratico, che allora era E Democratici, e tanti altri. Quella erano lei e tanti altri. C'eravamo in tanti. Chiedo, che fine ha fatto questo gruppo riformista con più consiglieri? No, non si fece. Poi io nel 2016 non mi candidai più, decisi che non era più il caso di dedicarmi a quell'amministrazione comunale. Non avevo grande fiducia nell'arrivo del sindaco Sala, quindi la mia esperienza si finisce con Pisapia. Ma erano gli anni, quelli del 2011, dove per la verità il PD era il PD di Bersani, che non era il PD di Renzi, era il PD di Bersani. Quello, eh? C'è una bella differenza, nel senso che allora nel 2011 facemmo questa lista e abbiamo vinto le elezioni, e in quella lista cosiddetta del PD e Democratici c'eravamo tantissimi non iscritti al PD, io, Boeri, Monguzzi, eravamo 7-8. Pensi Monguzzi ancora lì adesso Monguzzi, ancora lì che dai pugni sul tavolo ancora adesso, è stata la mia ultima esperienza amministrativa, cioè ho iniziato la mia vita politica e amministrativa facendo l'assessore nel 75, no? A Gorgonzola, no? Assessore all'urbanistica del comune di Gorgonzola, perché avevo degli amici lì, mi avevano chiesto di candidarmi e sono stato eletto, e poi ho fatto subito l'assessore. Sono eletto consigliere comunale e poi ho fatto l'assessore, perché all'epoca se non eri eletto consigliere non facevi l'assessore. E poi ho fatto per 20 anni quasi il consigliere e assessore Regione Lombardia, poi ho fatto per pochi anni il senatore, e poi l'ultima mia esperienza era ritornare a Palazzo Marino a fare il consigliere comunale. Chiudere il cerchio. È stata un'esperienza abbastanza interessante, anche se ormai erano gli anni, come dicevo prima, in cui i consiglieri contavano meno. Adesso contano ancora meno. Nel 2015 invece, un'intervista che ha rilasciato su un sito che abbiamo ritrovato in rete, dice che Milano manca un'idea sul futuro delle grandi repubbliche, aree pubbliche. Lo diceva nel novembre del 2015. Siamo nel novembre del 2023, è cambiato qualcosa o siamo andati ancora peggio o meglio? No, siamo andati peggio, siamo andati sicuramente peggio, nel senso che nel 2015 ci si riferisce al fatto che noi avevamo tutte le aree pubbliche, tendenzialmente molte di queste, io mi riferivo allora agli scali ferroviari, cioè in modo particolare agli scali ferroviari. Appena finito Expo, oltretutto, quindi c'era anche quel tema, forse. Poi c'erano le aree di Expo, ma insomma, in modo particolare Milano aveva circa 5 milioni di metri quadri di aree pubbliche, che secondo me ancora oggi, in alcuni casi si potrebbe ancora fare qualcosa, ma ormai molto è compromesso, doveva essere destinati a funzioni pubbliche. Noi abbiamo ormai un piano regolatore che non dice niente. La funzione pubblica non dà soldi, però il problema è quello, no? Si dice, cioè, come fai a fare? Questo è un bel argomento. Si potrebbe dire che il gatto si morde un po' la coda, cioè è vero che i comuni hanno meno risorse di una volta, però per fare risorse non serve svendere le aree, o addirittura come succede oggi, non nel 2015. Quando diceva... Lei nel 2015 diceva: a Milano manca una strategia urbanistica capace di andare ben oltre i propri confini e manca una strategia che mette in relazione le grandi funzioni del domani con il sistema ferroviario principale. 2015, la firmerebbe ancora sta frase? Certo, ritorniamo al sistema ferroviario, vede che ritorna sempre fuori questo mio amore per il sistema ferroviario. Sì, ma nel senso che tu non puoi mettere sul sistema ferroviario le case dei ricchi che poi vanno in macchina e metti le università in posti non serviti dal servizio ferroviario. Faccio questo esempio per dire che le funzioni pubbliche dovrebbero essere soprattutto loro servite dai servizi di trasporto pubblico, perché peraltro il sistema ferroviario è un sistema potente, cioè che sposta milioni di persone in poco tempo, non è la macchina dei siti. Quindi questa idea non c'è stata, ma soprattutto noi abbiamo regalato gli scali ferroviari, che erano di patrimonio della città, perché la città di Milano diede incomodato d'uso
parliamo della fine dell'Ottocento, alle ferrovie dello Stato le aree per fare le ferrovie. Quando poi siamo stati fregati perché le ferrovie sono diventate delle spa, le spa si sono tenute le aree che erano mie e sue e di tutti noi milanesi e adesso ci costruiscono i palazzi. Beh, allora, su questo tema allora non le chiedo che cosa può pensare del progetto di San Siro a San Siro delle Repubbliche di San Siro. Su questo allora è la stessa cosa. Infatti lo immaginavo per quello, dico, non glielo chiedo per quello. Ieri è uscita un'intervista bellissima di un grande architetto, sì? Che è Mario Botta. Sì, vabbè, cavolo. Ecco. E dice: Milano una volta era la città del moderno, usa sì. questa espressione, oggi è una città dei fondi immobiliari. Punto. Prima di chiudere. Che non è moderno, eh? No, chiarissimo, che chiarissimo. E non commentiamo perché tanto si commenta da sé, come si dice in questi casi, no? Prima di chiudere, un tema che abbiamo sempre trovato sull'intervista del 2015, dalle interviste. Spesso abbiamo visto. Sì, perché era nel consiglio. C'era niente da fare. C'era niente da fare. Forse aveva più fiducia anche nei giornalisti. Può essere, io cerco di fargliela tornare, va bene? Scardini, quando vuole viene qua, cerco di fargli tornare fiducia almeno in quello presente qui in studio. Parlava di due temi fondamentali e sempre di più. È pazzesco come, cioè, parliamo del 2015, 2023, siamo ancora a parlare di queste robe. Laicità e libertà. Diceva che Milano era un po' indietro all'epoca, perché diceva che bisogna riprendere una battaglia che ha come protagonista le libertà. Diceva che poi non ha parlato di libertà, ma le libertà. Certo. E diceva: Milano, la città di Milano è arrivata un po' tardi sul tema. Dopo tutti questi anni, come siamo messi? E soprattutto. Ma devo dire che forse siamo messi anche meglio, nel senso che. Chiudiamo con una bella notizia, sì, allora. Nel senso che. O forse una sensazione che abbiamo, siccome credo che le priorità non siano sostanzialmente più quelle dei diritti civili in questo momento, perché si è aggravata la situazione complessiva. Abbiamo detto guerra, democrazia e lavoro. Siccome penso che queste siano le priorità, nei momenti in cui la ricchezza è maggiore, il tema dei diritti civili prevale. Nel momento in cui la povertà è maggiore, il problema dei diritti civili diventano inevitabilmente meno importanti. Quindi anch'io tendenzialmente oggi, se mi dice fare una battaglia per i diritti civili, sì, la faccio perché ci credo, l'ho fatta per tutta la mia vita. Ma infatti non è un caso che le grandi riforme, il referendum sul divorzio, il referendum sull'aborto, avvengono in momenti in cui l'Italia era ricca e quindi si poteva permettere battaglie di libertà. Oggi la priorità di questi giovani che però libertà, se dice che la democrazia è minacciata, forse la più grande libertà è minacciata. No, ma adesso lì parlavamo dei diritti, sì, era riferito soprattutto ai diritti. Sì. Adesso il tema della democrazia più che di libertà è di partecipazione, cioè il tema della partecipazione. Come facciamo, appunto, torniamo a parlare dei giovani con ultimo riferimento, come facciamo a riportare i giovani alla partecipazione democratica, cioè ad interessarsi dei problemi della collettività? Perché in fondo la politica è questa. La politica dovrebbe essere dedicarsi tutto il giorno a migliorare la situazione e ad interessarsi dei problemi generali della collettività, generali, non particolari. No? Ecco. Certo che se poi a Milano, come avviene oggi, una volta avevamo il tema delle aree pubbliche sulle quali non c'era una strategia complessiva e non c'è ancora. Oggi siamo arrivati al peggio, cioè abbiamo addirittura la privatizzazione delle aree pubbliche. Fra poco discuteremo del progetto Loreto, discuteremo del progetto di Piazza Martesana. Cioè noi stiamo regalando le aree pubbliche all'immobiliarismo, non solo gli consentiamo di costruire una volta case. Si chiamavano palazzinari, cioè siamo al palazzinari 2.0 oggi adesso. Sul Corriere della Sera, anzi dei giorni scorsi sul Corriere della Sera c'è un'intervista sul fatto che le esondazioni che conosciamo del Seveso sono dovute alle cementificazioni e fa delle analisi molto precise sull'argomento. Beh, insomma, dobbiamo rimediare questa cosa. Si può fare, si può fare. Io direi che con questo si può fare possiamo salutarci, perché sì, è la più bella chiusura possibile, no? Certo. Un po' come il to be continued, no? Come quando, certo, nella serie TV si arriva alla fine e poi mandiamo la sigla, così rimane guai non avere la speranza, guai non avere la speranza, quindi dobbiamo sempre avere, sì, sempre avere una speranza. Deve avere sempre la speranza che si possa migliorare. Io ho grande fiducia. Non si rischia di diventare un po' ciula ad avere sempre la speranza? No, assolutamente no. Okay. Sono, anzi, vuol dire essere
No, mi sta venendo una parolaccia qua. No, avere le palle. Vabbè, sono, avere, le dire, palle. Avere le palle, cioè essere tenaci. Testardi e tenaci. Testardi e tenaci. Sicuramente ne ha fatto, ne ha fatto uso durante la sua vita di questa testardaggine. Ancora oggi, ancora oggi, cioè non lascio passare nulla. Benissimo. Spero mi lasci passare questa intervista, però. Sì, ma dobbiamo avere fiducia nei giovani. Ok. Roberto, grazie mille. Grazie mille a voi. Roberto Biscardini. Grazie mille anche a voi, miei carissimi milanesi. Ci risentiamo sempre qui su Milano News nella prossima puntata.